aspettando nella notte, finché giorno sarà. E la voce del Signore all'improvviso giungerà. Saremo pronti, saremo amici suoi. Ho cominciato a lavorare con i bambini, mi sa che quasi 2 anni fa. Ho detto aiuto per un anno e dopo smetto perché voglio avere altre esperienze. Alla fine ti commuovono ogni giorno, è fantastico lavorare con loro, ti insegnano tanto ed è un privilegio. Adesso vi chiedo di alzarvi perché noi inizieremo con una preghiera. Vi chiedo a tutti quanti di alzarvi. Chiedo a Alessia di venire qua davanti. Lei ci guiderà in preghiera. Caro Padre che sei nell'altro dei cieli, ma anche qui in mezzo a noi, grazie perché ci hai donato un altro giorno di vita in cui possiamo stare tutti quanti insieme. Grazie perché non ci fai mai mancare nulla e ci proteggi. Stai vicino a tutti i malati e a chi ha bisogno di te. E per favore fai in modo che questa chiesa diventi sempre più grande e che possiamo avere sempre tante persone accanto a noi. Nel nome di Dio, amen. Grazie Alessia. Okay. Adesso canteremo insieme il canto Acqua siamo noi. Appena ascolteremo il suono del pianoforte, vi chiedo di alzarvi e cantare insieme questo brano. Thank you.
sorgente veniamo, fiumi siamo noi, se gli uccelli si mettono insieme, mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano, vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi. Potete prendere posto. Adesso avremo una parte speciale fatta dai bambini del nostro gruppo Eccomi Gesù. Quindi invito i bambini della nostra classe Eccomi Gesù, tutti quanti. Faremo un brano speciale che ha come titolo Sopra la roccia. Venite, venite bambini. Thank you.
Bravissima, complimenti. Ringraziamo i bambini di Eccomi Gesù, anche alle monitrici, ai genitori che sempre ci appoggiano in questi, a queste attività. Adesso ascolteremo il rapporto missionario con una storia che viene da lontano. E per questa storia, per questo rapporto, abbiamo invitato la nostra internazionale Melissa. Melissa, dove sei? Ecco. Ciao, buon sabato a tutti. Adesso abbiamo un momento molto importante, che è quello del rapporto missionario. Come sapete, nei rapporti i bambini imparano storie vere di diversi bambini, di diversi posti, e imparano anche delle curiosità di questi posti. Come potete vedere, i miei bellissimi accompagnatori rappresentano i paesi che a cui aiuteremo con le nostre offerte. Il primo posto dove andiamo è l'isola Marshall, che è uno stato dell'Oceania. La bandiera, la parte blu rappresenta l'oceano, la faccia rossa, arancione simboleggia la ricchezza e quella bianca la pace. E il sole bianco e i 24 raggi rappresentano gli stati. Allora, qui c'è una scuola ventista del settimo giorno ad Abeye e loro effettueranno riparazioni urgenti del suo edificio di 3 piani. I muri si stanno sgretolando perché sono stati costruiti con cemento misto con l'acqua di mare, perché c'è stata una grande siccità nell'87. Poi abbiamo il Canada. Il secondo paese più grande del mondo, dopo la Russia. Qui c'è una scuola che si chiama Mamawi Atosketan, che vuol dire lavorare insieme in lingua cree. Loro riceveranno fondi per espandere il suo programma formativo, in particolare tra gli studenti delle superiori. E per concludere abbiamo gli Stati Uniti. Nello stato dell'Arizona i fondi aiuteranno a costruire una nuova palestra e una mensa alla scuola ventista del settimo giorno indiana di Holbrook. La scuola è stata costruita 72 anni fa e la palestra ora sta cadendo a pezzi, con un pavimento irregolare e l'isolante che esce dal soffitto. Ora vi invito a riflettere il perché è importante questo che stiamo facendo. Come vedete, gli obiettivi di questo trimestre aiuteranno diverse scuole e questo è molto bello perché possiamo aiutare tante persone in un modo prezioso. La sorella White dice: la vera educazione significa più che il conseguimento di un certo corso di studi, significa più di una preparazione per la vita di tutti i giorni, ha a che fare con l'intero essere e con l'intero periodo di esistenza dell'uomo. È lo sviluppo armonioso dei poteri fisici, mentali e spirituali. Prepara lo studente per la gioia del servizio in questo mondo e per la gioia più grande di un servizio più ampio nel mondo a venire. Che Dio benedica le nostre offerte. Buon sabato. Questi tre rappresentanti dei posti appunto di cui abbiamo parlato nel rapporto missionario adesso, di cui ha parlato Melissa appunto. Credo che ora ci sia un altro brano speciale cantato da due delle classi. Allora, dopo il canto di prima di Eccomi Gesù, ora anche le classi di Gioca e Amico Gesù si uniscono e canteranno insieme Come fa il Signore. Appunto, Gioca Gesù e Amico Gesù, quindi insieme le due classi racchiudono bambini dai 3 ai 10 anni.
pubblico, diciamo. In questo caso però appunto i bambini sono, non sono accompagnati da adulti, appunto sono abbastanza, a parte ovviamente i monitori che si sono occupati di loro durante quest'anno ecclesiastico. Come fa il Signore è il canto che ci canteranno questa mattina. Il brano che hanno proposto questi fanciulli, e ovviamente in questo giro si sentivano appunto le loro voci bianche. Sono tantissimi bambini della nostra chiesa, quindi davvero, come dicevo prima, il lavoro che fanno i monitori è molto, molto importante, perché appunto mettono insomma un buon contributo per iniziare a mettere dei mattoncini che questi bambini appunto. Ora un breve momento Aisa, in vista anche di questo pomeriggio. Voi come sapete oggi giornata del bambino, sì, scuola del sabato, ma anche Aisa. E in particolare in questo momento faremo l'alza bandiera tutti quanti insieme, quindi verrà proiettato il canto di vittoria. PowerPoint deve essere già pronto alle mie spalle, e quindi esploratori e tizzoni canteranno insieme a tutti quanti voi questo canto bellissimo. Vi invito non solo ad alzarvi in piedi, ma anche a fare questo semplice gesto: mano sinistra sul cuore e la destra che fa questo simbolo. Natura, servizio e testimonianza, il più grande aiuta il più piccolo, e cantare così tutti quanti insieme. Ci state?
Ok, invito quindi a venire gli animatori qui davanti per questo momento, con i rispettivi ragazzi, Tizzone e Esploratore, che alzeranno le bandiere, e appena sentirete cominciare a suonare la chitarra vi preparate per poi cantare insieme. Grazie. Quindi, come per inciso, vi aspettiamo alle 3:30 questo pomeriggio. Andrea Slegni, che si occupa appunto della gestione dei ragazzi dell'AISA e quindi degli scout. Siccome oggi si conclude anche l'anno di scoutistico, quindi dei sabati pomeriggio, stasera, oggi pomeriggio appunto, ci sarà anche la cerimonia conclusiva, quindi immagino anche l'investitura che prevede insomma la premiazione, diciamo, di tutto il lavoro che questi ragazzi hanno fatto. E l'alzabandiera è un momento molto topico nelle attività scout. Quindi abbiamo fatto anche questa piccola parentesi dell'AISA, dell'Associazione Scout Avventisti. Grazie. Adesso noi ascolteremo un brano musicale, ma prima vi racconterò un piccolo particolare. Sabato scorso noi eravamo lì dove facciamo le nostre riunioni con i bambini e c'è stato Riccardo con noi e altre, ero io, lui e altre 3 persone, e ha iniziato a suonare la sua chitarra in un certo modo, ci ha fatto ricordare degli inni, dei vecchi inni, e ricordo che dopo 2 o 3 minuti eravamo tutti lì che piangevamo. E quindi è bello ascoltare ancora questi brani esecutati in questo modo. Quindi vi invito adesso ad ascoltare Riccardo, che farà un medley, che il Signore ci aiuti in questo momento a sentire la sua parola tramite questi inni. Thank you.
complimenti a questo ragazzo veramente, Riccardo, che ha una manualità nella chitarra veramente. Grazie Riccardo. Riccardo è questo ragazzo brasiliano, è appena arrivato dal Brasile e ha studiato un po' la chitarra classica, vero Riccardo? E adesso abiterà qua a Firenze. Adesso chiamo Abdiza. Dove è Abdiza? Abdiza introdurrà il sermone di questa mattina e lui ci leggerà il Salmo 18, il versetto 2. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il corno della mia salvezza, il mio alto rifugio. Grazie Abdiza. Allora è il momento ora di ascoltare il sermone del nostro ospite speciale, seppur noto né tutti è comunque speciale per il messaggio che ora ci darà e ha a che vedere con i 500 anni della nostra riforma protestante. Cavalieri! Cavaliere Gheorghe. Cavaliere Gheorghe, va tutto bene? È un po' che non vi vediamo. C'è un piccolo problema tecnico perché il microfono, siccome è vestito da periodo di riforma luterana, il microfono l'aveva messo sotto, siccome è un vestito, è un microfono mobile, quindi adesso è tornato indietro per accendere il microfono. Queste sono appunto. Vi chiediamo un po' di silenzio, non è successo niente. Esatto, non è successo niente, sono diciamo questi imprevisti della diretta, ecco, quindi insomma può capitare. Comunque Tiziano Rimoldi, l'ospite speciale. E ricominciamo. Cavaliere. Momento. Mi senti? Suona bene. Sapete, prima mi hanno chiamato Georg, ma il mio nome non è Georg. In realtà io mi chiamo Martino, anzi, Martin Lutero. Questo è il mio vero nome. Sono nato nel 1483 in una città che si chiama Eisleben, 535 anni fa. Però non li dimostro, vero? Sapete, mio babbo e la mia mamma erano molto poveri, erano dei minatori, lavoravano nelle miniere, ma mio padre si è spaccato la schiena, ha messo da parte un gruzzoletto e voleva che io non facessi la sua stessa fatica nella vita, voleva che diventassi un avvocato, un notaio, che facessi tanti soldi, che diventassi uno studioso. E così mi mandò all'università.
Sapete, io ero un bravo studente, non faccio per vantarmi, ma avevo dei buoni voti. Però un giorno scoprii, leggendo tra tanti libri che leggevo tutti i giorni, un libro molto strano che non avevo mai letto prima. Era un libro speciale. Guardate qua. Sapete che libro è questo? È la Bibbia. È un libro davvero speciale. Mi è piaciuto talmente che ho deciso che quando sarei diventato ricco me ne sarei comprata una così e sarebbe stato il mio libro più prezioso nella mia libreria. Sapete, al mio tempo i libri costavano cari e la Bibbia era uno dei libri che costava di più. Bisognava essere ricchi per averne una. E insomma, studiavo, oramai il giorno della mia laurea si avvicinava e un giorno stavo tornando a casa. Sapete, dalle mie parti, io abito nel nord della Germania, il tempo può essere anche molto brutto, può cambiare all'improvviso. Stavo camminando tranquillamente con i libri sotto il braccio in piena campagna e all'improvviso il sole incominciò a coprirsi di nuvole. E le nuvole diventarono sempre più scure, era talmente scuro che sembrava che fosse diventata notte. E poi, plic, una goccia gigante mi cadde sulla fronte. E subito altre 100, altre 1000, altre 10.000, fino a che incominciò a piovere dei goccioloni tremendi. E poi arrivò la grandine, tu, sulla testa. Io correvo nella campagna, ma non c'era nessun riparo. E a un certo punto incominciarono i lampi, quei tuoni, ero tutto bagnato, correvo e scivolavo in mezzo al fango. E a un certo punto ho visto un albero in mezzo alla campagna, ho detto vado a rifugiarmi sotto questo albero. E stavo quasi per arrivare all'albero e a un certo punto ho sentito i miei capelli che diventavano dritti. E tutti i peli delle mie braccia che diventavano dritti e subito dopo bababam, un lampo gigantesco ha colpito quell'albero proprio quando io stavo quasi per mettermici sotto e prese fuoco, tutto bruciava e io ero lì inginocchiato di sotto questo albero e ho detto mamma mia, Sant'Anna, proteggimi tu, se mi salvo questo giorno ti prometto che servirò sempre il Signore, diventerò un monaco. Dopo un po' la pioggia si fermò e allora io avevo fatto una promessa, avevo deciso che sarei diventato un monaco. Sapete cosa vuol dire diventare un monaco? Ai miei tempi diventare un monaco voleva dire andare ad abitare in un posto speciale, il monastero, vivere insieme con tante altre persone, indossare un abito speciale come questo e fare una vita molto santa, non fare mai nessun peccato, leggere molte cose importanti su Dio, dire molte preghiere e fare anche molte penitenze, perché in questo modo pensavamo che ci si potesse sentire più vicini a Dio. Se uno soffriva, se uno stava male, allora Dio lo apprezzava di più. Il mio babbo, sapeste come si arrabbiò? Si arrabbiò tantissimo perché lui voleva che io diventassi un ricco avvocato, mica un povero monaco. Comunque, oramai ero lì, siccome ero un bravo studente, mi hanno detto, senti Martino, visto che sei così bravo a studiare, perché non fai il professore di Bibbia? Bellissimo, siccome era il mio libro preferito, ho detto, questa sì che è una cosa che mi piacerebbe fare, e così mi misi a studiare la Bibbia. Sapete, mentre studiavo facevo anche la vita del monaco. Non è una vita facile, sapete? Bisogna alzarsi di notte, anche 2 o 3 volte per notte, e andare nel freddo dei corridoi del monastero in un posto dove bisogna andare a cantare e a dire le preghiere. Però non è mica facile, senza il riscaldamento, alle 3 di notte a dire le preghiere è un po' disagevole. E poi sapete anche cosa si faceva? Nella propria cameretta, dove uno stava da solo, la notte io aprivo la finestra, anche d'inverno, così entrava tutto un bel freddo e io nel mio lettino avevo freddo e mi tremavo tutto. E poi mi mettevo dei vestiti
tipo questo, ma ancora più ruvidi, di lana, proprio ruvida, che tutto il giorno mi pizzicavano. Ed ero così contento, perché dicevo, con tutto questo pizzicore, di sicuro mi sentirò più vicino a Dio. Insomma, questa era un po' la mia vita. Ma un giorno, studiando, scoprii un versetto molto particolare nella Bibbia, che ora vi voglio leggere. Sentite un po' cosa dice questo versetto. Allora, dice così: giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani capitolo 5, versetto 1. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Sapete cosa ho capito? Che tutte quelle cose che io facevo non servono in realtà, perché Dio è già in pace con me, anzi mi vuole bene. Lui non vuole che noi soffriamo, vuole che noi stiamo bene. E quindi capii che tutto quello che facevo era del tutto inutile, che Dio ci vuole bene, che non è per niente cattivo con noi, che non è ostile, che non ci vuole male, ci vuole bene, e non dobbiamo fare nulla per diventare più attraenti ai suoi occhi. Ci ama come siamo, se siamo alti, bassi, grassi, magri. Qualunque cosa facciamo, Dio ci ama. E allora, questa fu una grande scoperta, ma non sapevo come fare a far sapere agli altri questa mia scoperta, perché ero anche un po' timido. È vero che ero un professore, ma ero un po' timido. Ma un giorno successe una cosa speciale, un'occasione del tutto particolare. Nella mia città, che si chiamava Wittenberg, dove io facevo il professore, è arrivato un giorno un banditore, l'aveva mandato il vescovo, con un tamburo girava per le strade. Attenzione, ascoltate tutti i cittadini, nella grande città di Roma si sta costruendo una bellissima chiesa, ma mancano i soldi per finirla. Se ognuno di voi darà un soldino, o anche di più di un soldino, in questa bella cassettina, c'era una bella cassettina, si potrà costruire questa chiesa al più presto. In cambio vi daremo qualcosa, vi daremo questa carta speciale. Ognuno che metterà qualche soldo in questa cassettina avrà una di queste carte speciali. Sapete cosa sono? Sono delle carte che vi possono risparmiare un sacco di sofferenze, perché sono delle indulgenze per accorciare il periodo nel purgatorio. Purgatorio, mi direte voi? Ma che cos'è questa cosa? Non ne ho mai sentito parlare. Sapete che al tempo in cui io vivevo si credeva questo, che quando una persona moriva poteva andare in tre posti diversi. Se era stato cattivo, ma molto cattivo, andava all'inferno e lì bruciava in un pentolone. Se invece era stato molto bravo, era proprio una persona brava, subito volava in cielo. Invece, se come tutta la maggior parte delle persone era un po' bravo e un po' cattivo, doveva andare nel purgatorio, perché non era abbastanza cattivo per andare all'inferno, però non era neanche abbastanza buono per andare in paradiso. Era un po' così così. Allora bisognava togliere tutte le cose cattive che lui c'aveva e dopo, quando era purificato, poteva andare in paradiso. E come facevano per togliere tutte queste cose cattive? Dentro un pentolone con il fuoco, soffrire la sete, la fame, era una grande sofferenza. Bisognava stare centinaia di anni in questa sofferenza. Vi immaginate, centinaia di anni in un pentolone a bruciare, senza niente da mangiare, senza niente da bere? Era una cosa brutta. Ma grazie a questi documenti, diceva il banditore, questo periodo si può accorciare, anzi si può andare direttamente in paradiso senza neanche fare un giorno di sofferenza. Ma io sapevo bene che il purgatorio non c'è nella Bibbia. L'ho cercata tutta, ho sfogliato dappertutto, ho cercato in questo bellissimo libro e non ho trovato neanche una parola su questo purgatorio. Anzi, ho scoperto che Dio vuole salvare tutti, non vuole mandare nessuno all'inferno. Allora
ho deciso di mettermi a tavolino. Siccome sapete, io sono un professore, ho deciso di scrivere tutte le idee che mi venivano per avvertire le persone che non bisogna credere a questa cosa, che se metti un soldino e ricevi uno di questo, andrai dal purgatorio al paradiso, perché non esiste il purgatorio e il Signore ci ama, non vuole farci soffrire. Allora mi sono messo a scrivere e scritto. Sapete quante idee mi sono venute? 95! Ora ve le faccio vedere, guardate che meraviglia. 95 idee. Guardate un po' che capolavoro. Chi è che sa leggere? Sulle mani chi sa leggere? Chi è che vuol venire a leggere queste 95 idee? Vuoi venire te? Vieni un po' a leggere. Ayanto, vieni te. Leggi un po' qui che c'è scritto. Ci capisci? Ah, scusate, ho scritto in tedesco antico, non potevi capire. Scusami, pazienza, non mi ero ricordato. Allora, sapete, all'epoca non c'era Facebook, non c'era internet, non c'era neanche la televisione, non c'erano i cellulari, non c'era WhatsApp, non c'era neanche la radio, non c'era neanche i giornalini, neanche i giornali, non c'era quasi niente per comunicare, solo il banditore. Allora sapete cosa ho fatto? Mi è venuta una bella idea. Nella mia città, all'inizio della strada, proprio quando si entra nella città, c'è una grande chiesa e tutte le persone quando passano ci passano davanti. E c'è un grande portone di legno. Allora ho detto, le vado ad appendere al portone, così tutti quelli che entrano in città le vanno a leggere. È una bella idea. E allora sono andato lì e eccole qua, le ho appese al portone, eccole qua, e tutte le persone che passavano se le andavano a vedere, e così gli ho spiegato tutte quelle cose che vi ho detto. Sapete cosa è successo? Che molte persone hanno detto, mi sembra che queste idee siano giuste, e quindi smettiamola di comprare questi pezzi di carta che non servono proprio a niente. Sapete cosa è successo dopo? Quando il vescovo l'è venuto a sapere, e anche il papa, secondo voi sono stati contenti di sapere che le loro carte non si vendevano più? Che nessuno le voleva più? Non sono stati per niente contenti, anzi si sono arrabbiati moltissimo. Il papa addirittura, sapete cosa ha fatto? Mi ha mandato una lettera su una carta speciale. Era una lettera un po' pesantina, c'erano un sacco di insulti e di minacce. Mi ha detto, caro Martino, tu sei come un cinghiale che va in giro per le vigne a rovinare tutti i filari e ti mangi pure l'uva. Ma quella vigna è la vigna del Signore, la Chiesa, e tu come cinghiale sarai cacciato e poi i cacciatori ti faranno la pelle se non la smetti subito di mangiare l'uva. Avete capito? Mi minacciava, mi diceva, se non cambi idea ti succederà qualcosa di brutto. Meno male che il mio re, che si chiamava Federico, ha deciso di proteggermi. Ha detto, nessuno può toccare i miei sudditi, sapete, Federico c'aveva una bella pancia, ha detto, nessuno può toccare i miei sudditi, i miei cittadini, perché sono i miei cittadini e quindi decido io se si possono processare, se si possono condannare. E allora però l'imperatore è entrato in scena, il papa l'ha convinto, e allora ha detto, bisogna processare Martin Lutero. Però almeno il re Federico è riuscito a farmi avere una carta speciale che si chiama salvacondotto. Con questa potrò andare al mio processo senza essere ucciso prima. Benissimo, dopo mi raccomando, però non per le indulgenze. Ero stato convocato nella città di Worms, dove si sarebbe tenuto il mio processo. Io ero molto spaventato e ho pregato tutta la notte, ma il Signore mi ha dato la forza. Mi ha detto, non ti preoccupare Martino, io sarò con te.
E allora la mattina ho detto: andrò nella città di Worms, anche se ci fossero in quella città tanti diavoli quanti sono le tegole dei tetti, io ci andrei lo stesso, perché il Signore sarà con me. E così andai. Quando arrivai nella città di Worms, c'era l'imperatore che mi aspettava. L'imperatore e un rappresentante del Papa erano seduti sopra dei grandi troni dorati, avevano dei vestiti magnifici con la pelliccia, tutte le mani piene di anelli, e mi dissero con degli occhi molto seri: Martin Lutero, ma che ti credi che sai tutto tu? E allora noi che siamo i rappresentanti del potere e della Chiesa, noi pensi che ne sappiamo meno di te? Tu devi cambiare idea, perché se non cambierai idea ti succederà qualcosa di molto brutto. Io dissi molto timidamente nei miei vestiti di povero monachello, gli dissi così: io sono un tipo fatto così, se non mi dimostrate con la parola di Dio e con il raziocinio che io mi sto sbagliando, ho deciso che rimarrò fermo nella mia buona coscienza e non cambierò idea. Così mi aiuti Dio. Amen. Allora l'imperatore si arrabbiò tantissimo e disse: caro Martino, passerai un brutto quarto d'ora prima o poi. Ora ti do questo documento, che è una condanna. Ti do 40 giorni per cambiare idea. Se non cambi idea, dopo 40 giorni, chiunque ti incontra ti potrà denunciare alla polizia, sarai preso, arrestato e bruciato. Secondo voi come mi sentivo dopo che mi aveva detto quella cosa? Che sarei stato bruciato. Ero così spaventato, ero così impaurito. Ho pregato: Signore, ti prego, dammi il coraggio di rimanere fedele alla tua parola. Salii sopra il mio cavallino, insieme con i amici, e feci il viaggio di ritorno da Worms per tornare nella mia città di Wittenberg. Mentre stavamo camminando in mezzo alla strada a cavallo, andavamo a piccolo trotto, all'improvviso dalla foresta escono fuori dei cavalieri, sono tutti incappucciati con le spade sguainate e ci dicono: fermi dove siete, fermatevi lì. Noi abbiamo alzato le mani, eravamo disarmati, non potevamo difenderci. Mettetevi subito questi cappucci. Ci hanno dato dei cappucci da mettere in testa, così non vedevamo più nulla. Ci hanno legato le mani così sulla sella, poi hanno preso le bridle dei cavalli, via. Una corsa nella notte, ore e ore a cavallo, senza vedere niente. Avevo una paura incredibile. Poi finalmente, verso la mattina, arriviamo da qualche parte. Siamo saliti perché l'aria è fresca. Arriviamo dentro un posto che non sapevo perché ero tutto bendato, mi tirano via il cappuccio e siamo in un castello in cima a una montagna. Ho detto: mamma mia, sono perduto. Adesso sicuramente mi tortureranno e poi mi bruceranno, sono morto. Signore, abbi pietà di me. Invece il cavaliere che mi aveva rapito mi ha detto: ma no Martino, non ti preoccupare, siamo dei soldati del re Federico. Il re ci ha detto di portarti al sicuro per proteggerti. Lo sai? Nessuno sa che sei qui. È un mistero, è un segreto per tutti. Tutti pensano che sei stato rapito, ma non sanno da chi. Anche il re Federico mi ha fatto promettere che non gli avrei mai detto dove ti ho portato. Così, casomai l'imperatore gli chiede dov'è che l'hai nascosto Martino, lui può dire in buona coscienza: non lo so. È così. Vedete? È qua che mi avete trovato. In questo castello. Qua non posso dire come mi chiamo, perché sennò magari qualcuno va a fare la spia. Allora mi chiamano Cavaliere Georg, ma io in realtà sono Martin Lutero. Sapete cosa faccio qua? Il Signore, mentre che sto qua a riposarmi e a non far nulla, mi ha fatto venire una bellissima idea. Vi ricordate qual era il libro mio preferito? Chi è che se lo ricorda, lo vuole dire? Qual era il mio libro preferito? Dillo. La Bibbia era il mio libro preferito. Però sapete, all'epoca la Bibbia si trovava solo in ebraico, in greco o in latino. Non c'era in tedesco,
nessuno la poteva leggere, praticamente per leggerla dovevi essere una persona molto colta che aveva studiato tanto e quindi le persone non la potevano leggere. Allora ho detto, voglio fare la traduzione della Bibbia in tedesco, e così mi sono messo a tavolino e zac zac ho scritto la traduzione del Nuovo Testamento dal greco al tedesco. È dura, ragazzi, però è una bella impresa. Sapete, vi voglio dire quello che ho imparato in tutte queste avventure che ho avuto. Ho imparato questo e ve lo voglio dire leggendovi un versetto della Bibbia che per me è stato davvero importante. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Questo io ho capito di Dio. Dio è la mia roccia. Lo volete dire insieme con me? Pronti? Quando lo dico 1, 2, 3 dovete dire: oh Signore, sei una roccia. Va bene? Pronti? 1, 2, 3. Oh Signore, sei una roccia. Più forte ancora. Oh Signore, sei una roccia. Sì Signore, tu sei la nostra roccia. Amen. Ringraziamo Tiziano per il messaggio che ci ha appena dato e ora ci manca la classe di Fortemente, dei più grandi, che invito a venire qui davanti per cantare Gesù famoso. Come diceva appunto Maria Teresa, la classe di Fortemente dai ragazzi dai 10 ai 14 anni, quindi molto in grado di cantare da soli. Ringraziamo intanto davvero Tiziano Rimoldi perché ha trasmesso un messaggio anche ai ragazzi in maniera molto semplice ma molto particolare e profonda, quindi comunque è stato molto chiaro nel suo raccontare appunto il periodo storico di Martin Lutero. E ora ascoltiamo appunto il brano che canteranno questi ragazzi, Gesù famoso, appunto la classe dei Fortemente.
anche questi ragazzi appunto che cantano un brano che cantavo. Grazie anche fortemente. Ora invito i nostri piccoli diaconi stamattina a passare per la raccolta delle offerte. Quindi si occupano, i bambini si occupano di tutto questa mattina, quindi faranno anche i diaconi che generalmente appunto si preoccupano di passare per la raccolta delle offerte. La radio cogliamo sempre l'occasione di ringraziare i nostri ascoltatori, coloro che ci sostengono non solo moralmente, che comunque è tantissimo, ma ci danno anche un sostegno finanziario, quindi comunque è un motivo, diciamo, una finestra per ringraziare. Contributi che riusciamo ad andare avanti appunto nei nostri programmi, nella gestione delle nostre attività, che comunque non rimangono solamente inerenti alla radio, quindi dietro a un microfono insomma circondati da quattro mura, ma sono attività che vengono che escono anche dalle mura e vanno insomma a incontrare le persone, e questo comunque non solamente la radio di Firenze ovviamente, ma Radio Voce della Speranza a livello nazionale. Quindi comunque grazie ancora sempre per il vostro contributo. Vi ricordiamo tra l'altro che in questo periodo di dichiarazione dei redditi, firmando per l'8 per 1000 per la chiesa avventista, una parte del ricavato appunto verrà impiegato anche per progetti per Radio Voce della Speranza, quindi comunque è sempre un modo per poter aiutare e stare insomma contribuire anche alla riuscita di questo canale, che è un canale che raggiunge un po' tantissime persone, e speriamo anche col nostro servizio di poter essere in grado di, come per esempio il sabato mattina, di poter essere i vostri occhi per coloro che appunto non si possono recare nelle comunità, o coloro che ancora non conoscono bene questa realtà e intanto si vogliono avvicinare in questo modo. E poi chissà, insomma, se volete venire a trovarci, sarete sicuramente i benvenuti. Si sta concludendo questa mattinata con la Chiesa Avventista di Firenze, siamo alla fine della mattinata, quindi di questa prima parte, diciamo, della giornata del bambino, dedicata al bambino, che seguirà nei nostri locali in via del Pergolino 2 in zona Careggio appunto questo pomeriggio alle 15.30, con la chiusura delle attività AISA del 2017-18 e quindi la consueta attività di investitura. Diciamo, i ragazzi vengono, come dire, gli viene riconosciuto loro il lavoro che hanno compiuto durante quest'anno, da settembre a appunto oggi, sostenendo degli esami per ottenere dei distintivi che insomma gli verranno attribuiti proprio questo pomeriggio. Quindi è una cerimonia che è molto particolare, perché appunto è divertente vedere appunto anche questi ragazzi, i giovani ragazzi, che si vede gli sforzi e i sacrifici che hanno fatto e le prime raggiungimenti. Il canto forte Rocca è il nostro Dio, e intanto invito a venire qui davanti tutti coloro che sono impegnati in questo inno, non soltanto i ragazzi ma tutti i monitori. Forte Rocca è stato scritto, il testo è stato scritto da Lutero appunto in un periodo particolarmente proficuo per lui, in cui compose non soltanto altri canti ma anche i suoi testi più importanti, adattando la melodia già a note, come si usava a fare a quel tempo, in modo che la musica potesse essere fruibile per tutti, in modo che il popolo tutto quindi potesse rendere lode al Signore, perché Lutero pensava che la musica, tanto quanto la parola, fosse un forte e potente strumento di lode. Quello che ascolteremo ora non è il Forte Rocca che noi abitualmente cantiamo, ma grazie all'intervento di Saverio Scucimarri, che è andato a riprendere il testo originario, proveremo a proporvi proprio quello. Le prime due strofe le canteremo noi, per l'ultima strofa invece vi chiediamo di collaborare, di cantare insieme a noi. Thank you.
invito a Jonathan. Jonathan ci guiderà in preghiera. Io chiedo all'assemblea di alzarsi in piedi e Jonathan condurrà l'assemblea in preghiera. Caro papà, ti ringrazio perché siamo qui riuniti tutti insieme, ti ringrazio per questa giornata di sabato, ti ringrazio perché ci hai dato un'altra giornata e che ci hai fatto svegliare bene e ancora in vita. Ti ringrazio per tutte le cose che fai ogni giorno, quando ti chiediamo aiuto tu ci aiuti sempre. Ti ringrazio per tutto questo, nel tuo santo nome, amen. Grazie Jonathan. Pompea, chiedo all'assemblea di prendere posto. Cari sorelle, cari fratelli, ringrazio Dio per il suo grande amore che ci tiene uniti, perché proprio come il nostro versetto che vedrete nel nostro bollettino, il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore. Ecco quello che ci tiene uniti. Poi ringrazio a tutte le monitrici e tutti i monitori che, nonostante i loro impegni quotidiani, sia familiari sia di lavoro, perché tantissimi lavorano, e dico anche alcuni che sono madri di famiglie che hanno ancora bambini piccoli o ragazzi grandi, ma ogni sabato sono presenti qui in questa chiesa davanti ai nostri bambini, davanti ai nostri ragazzi, per dare il meglio possibile dopo aversi preparato durante tutta la settimana. Questo perché finalità di obiettivo primario di noi monitori è di far acquisire apprendimenti elevati in direzione di comunione con di continuo progresso in un percorso che si sviluppa longitudinalmente per tutto l'arco della loro vita, della vita quotidiana, e trasversalmente in tutti i momenti della loro vita, permettendo piano piano l'inserimento nella nostra società di questo mondo, che ogni paura, ogni momento ci viene anche la paura, ma senza perdere i suoi principi morali che saranno i parametri nella loro vita. Grazie di cuore, davvero, monitori e monitrici che lavorate con noi, con me. E ringrazio anche i nostri bambini, i nostri ragazzi che ci siano preparati per questa occasione. E finalmente ringrazio a tutti i genitori, sì, nonni o amici, che credete in questo e portate ai vostri bambini, ai vostri ragazzi, ogni sabato per presentarli a Dio un giorno. E ringrazio specialmente Tiziano per questo bel sermone. Credo che rimarrà nella mente non solo dei bambini, anche di tutti noi. Grazie mille. Ora do la parola a Sofia, che c'è qualcosina da dare. Io inviterei già le monitrici ad andare a prendere il piccolo dono che abbiamo preparato per questo dono, per questo giorno. Noi passiamo diversi momenti nella nostra vita che ci stravolgono, e solamente mettendolo nelle mani di Dio, nella nostra roccia, è così che abbiamo serenità
e riposo. Allora, noi, pensando a questo giorno, avevamo pensato di regalarvi proprio una roccia, per una roccia speciale, perché con queste rocce abbiamo dedicato del nostro tempo a cercarle, a pulirle, a colorarle con un versetto che fosse indicativo di questo giorno, del messaggio che vi vogliamo lasciare. E naturalmente con questa roccia, prego, andate. E l'abbiamo fatto in gruppo, le animatrici, il sabato pomeriggio, qualche momento libero che avevamo. Quindi l'abbiamo fatto veramente con tanto amore e speriamo che adornino i vostri uffici come fermapa, documenti, insomma, che vi accompagnino e che vi ricordino che Dio è la nostra roccia. Amen. Siamo quasi alla fine, vorrei ancora ricordarvi che questo pomeriggio il programma non finisce adesso, ancora continuerà nel pomeriggio. A che ora, Sebastian? Alle 15.30. Alle 15.30 siete tutti invitati ad appoggiare i nostri ragazzi dell'AISA, va bene? Quindi è importante questo momento per loro, quindi per quello vi invito ad essere qua tutti quanti. Beh, appena tutti quanti hanno già ricevuto lassù, c'è qualcuno lassù? Sì, la Sofia. Cerchiamo di prendere uno, ogni famiglia, una pietra, va bene? Questo è un bel ricordo che è stato lavorato con cura dalle monitrici, che hanno impiegato parecchio tempo, si sono sforzate per rendere questo bel regalino bello, e quindi portate con voi, mettete su un posticino speciale e che possiate ricordare di questa giornata, di questa bella giornata in cui abbiamo imparato un po' di più riguardo alla riforma, e anche abbiamo festeggiato questi 500 anni. Ok, mi sa che ci siamo. Adesso vi chiedo di alzarvi in piedi e canteremo il canto finale. Celebriamo il Signore. Celebriamo il Signore per il suo sua benignità. Celebriamo il Signore che la terra creò come dono per l'umanità. Ringraziamo il Signore per il Salvatore e lo Spirito Consolatore.
ed in coro aspettiamo chi nel ciel salì e ben presto qui ritornerà. Riceviamo la benedizione insieme. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Amen. Molto articolato, molto intenso, quindi sicuramente un grazie a tutti i monitori che hanno organizzato e gestito questi ragazzi, ma non solo per questa mattinata, ma anche in tutto l'anno ecclesiastico che è appena passato. Sicuramente non smettono di lavorare ora nelle vacanze estive, quindi i ragazzi comunque avranno il momento della loro classe sarà un po' magari più leggero, ma diciamo che il grosso l'hanno fatto ed è stato sicuramente ben apprezzato da sicuramente tutti i genitori di questi ragazzi, di questi bambini, ma anche da tutta la comunità vederli diciamo lì davanti a tutti, di modo che ci possiamo rendere conto realmente quanti sono i bambini nella nostra chiesa, quindi è sempre bello vederli. Come è stato detto, oggi pomeriggio continuerà questa giornata particolare con l'investitura. Noi non avremo modo di avere nessuno qui in radio da poter intervistare, diciamo come avviene di consuetudine il sabato mattina, però comunque speriamo di avervi accompagnato in questo sabato mattina e di essere stati con voi anche quest'oggi. Pertanto, da parte mia, Nicoletta, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche Piero in regia audio e credo Domenico in regia video. Grazie anche a Loredana che ci ha assistito nel centralino e ringraziamo ancora una volta tutti voi ascoltatori perché ci date sempre la forza di poter continuare con questo servizio. Vi auguriamo un buon proseguimento di sabato, vi diamo appuntamento sabato prossimo alle 9:30, ci sarà una giornata molto 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 particolare, quella del weekend prossimo prevederà una diretta streaming da parte del pastore Ted Wilson che è il presidente della conferenza generale, quindi di tutte le chiese avventiste nel mondo, che si troverà nella capitale italiana a Roma per il weekend e terrà appunto un sermone e un incontro dal venerdì sera, insomma manderà un messaggio, un saluto il venerdì sera e poi ci sarà il sermone del sabato mattina e un altro incontro nel pomeriggio. Il tutto si svolgerà a Roma in Piazza Volture, ma sarà online in diretta streaming in tutte le chiese d'Italia, quindi immagino appunto sia un evento dove saremo diciamo ben raccolti tutti quanti anche da lontano di fronte a appunto questo evento. Ci saranno comunque prossime altre informazioni durante la settimana circa l'evento, quindi insomma intanto annunciamo appunto che sarà una giornata, un weekend diciamo molto particolare. Detto questo, vi auguriamo ancora un proseguimento di sabato, vi auguriamo una buona settimana, vi lasciamo al palinsesto di Radio Voce della Speranza con i suoi programmi settimanali sia in diretta che non, ma che comunque cercano sempre di farvi compagnia durante le vostre giornate, quindi grazie per essere stati con noi, grazie a tutti quanti, un buon sabato e a risentirci la settimana prossima.